Che è ciò, signor mio? Dobbiamo vivere una vita così piena di pericoli? Mentre scrivo questo, mi sembra che con il vostro aiuto e per la vostra misericordia potrei dire, anche se non con la stessa perfezione, ciò che ha detto San Paolo: non sono più io che vivo, ma voi, mio creatore, che vivete in me. Da alcuni anni voi mi reggete con la vostra mano. Guidate i miei desideri e propositi, che mi fate attuare così da non far nulla, neppure la minima cosa contro la vostra volontà. Certo, credo di arrecare ugualmente molte offese a vostra maestà senza rendermene conto. Credo anche però di essere risolutamente decisa a non trascurare nulla di quanto mi si presenti di fare per amor vostro, sempre con il vostro aiuto. Non amo il mondo, né cosa alcuna che gli appartenga, né credo che mi allieti nulla che non venga da voi, e anzi il resto mi appare come una pesante croce. È vero che mi posso ingannare, e forse non ho i sentimenti che descrivo, ma voi sapete, mio Signore, che a me non sembra di mentire. Temo solo di essere da voi abbandonata, perché ormai so fin dove arrivino la mia debole forza e la mia scarsa virtù, se voi non continuate sempre a darmene, aiutandomi a non lasciarvi. Piaccia a vostra maestà di non abbandonarmi neanche adesso, in cui mi sembra di dire la verità. Non so come si desideri vivere, essendo tutto così incerto. Mi pare ormai impossibile abbandonarvi interamente, mio Signore, ma poiché tante volte vi ho abbandonato, non posso cessare di temere, ben sapendo che non appena vi allontanate un poco da me, stramazzo a terra. Siate benedetto per sempre. Anche se io vi abbandonavo, voi non mi lasciaste mai così totalmente che io non tornassi a rialzarmi con l'aiuto della vostra mano, anche se spesso, Signore, la rifiutavo, non volendo capire che mi chiamavate di nuovo.